FIA Formula 3 European Championship, quinto round, circuito austriaco di Spielberg. Siamo con Raffaele Marcello, il quale su questo circuito l'anno scorso all'esordio aveva vinto, invece questa volta non è andata proprio benissimo. Fin dalle prove libere c'è stato qualche problema, si è protratto poi nelle qualifiche, gara 1 e gara 2. Lello, ci racconti in breve cosa è successo? Ma diciamo col bagnato abbiamo dei problemi con la macchina, ancora non specificati, e siamo tutti e quattro proprio del team, abbiamo problemi di tenuta di grip, e questo qua è un problema grosso, diciamo. Con l'asciutto è un po' meglio, però a partire in gara 1 13esimo, in gara 2 16esimo già diciamo che il risultato è un po' compromesso. E gara 1 diciamo un po' mi sono salvato, ho fatto una bella partenza e mi sono classificato quarto, i punti del terzo. Tutto sommato è stata un'ottima gara. E gara 2 un po' peggio, partivo 16esimo, perciò ero ancora più indietro, ancora più nel traffico, e alla fine solo un 13esimo posto, che diciamo non mi soddisfa, perché sull'asciutto siamo veloci, sì. Gara 1 è stato decisamente un festival di sorpassi, ti abbiamo visto veramente aggredire l'avversario e hai quasi sfiorato il podio, se non era per un pilota davanti a te decisamente più lento che però non sei riuscito a sopravanzare. Sì, è sicuramente il podio della nostra portata, se partivo avanti era anche la vittoria della nostra portata ovviamente, però delle brutte qualifiche diciamo ci hanno compromesso un po' il risultato. Qualche problema con le gomme c'è stato, almeno a sentire i rumors di paddock? Non lo sappiamo ancora, noi ci chiediamo sempre di dare il massimo e poi a fine gara vedremo cosa è successo, però sicuramente c'è stato un problema con qualcosa e anche abbastanza grosso, perché diciamo, le nostre macchine erano molto più facili, era più facile sbagliare con le nostre macchine, cioè, secondo me c'è stato qualcosa, ma alla fine vedremo cosa è stato, ma non è più importante. Gara 1 e gara 2 sono andate, il tuo avversario si è un po' avvicinato, ma insomma diciamo che ancora, grazie a Dio, ce n'è ancora molto di vantaggio. Domani in gara 3 il riscatto, visto che comunque scatterai dalla prima fila? Se è asciutto puntiamo alla vittoria ovviamente, perché da secondo Kivat non parte benissimo, perciò posso puntare a passare subito. Se piove non lo so, vedremo, cercherò di dare il massimo ovviamente e di portare punti a casa importanti. Ci vediamo domani. Ciao. Scatto dall'esterno della prima fila in gara 3 per un Raffaele Marcello. Cosa è successo in gara poi? Subito dopo lo start, Raffaele. Dobbiamo ancora vedere i dati e poi capiremo cosa è successo. Però diciamo sono arrivato lungo molte volte alle frenate e ho perso posizioni. Una sesta posizione che ovviamente non ti aggrada, si andrà verso il sesto round del Nürburgring con più carica, rabbia, adrenalina? Sì, sicuramente cercheremo di fare bene al Nürburgring e di ricominciare a vincere le gare come facevo la gara precedente. Ci vediamo al Nürburgring. Ciao.